creato dai sardi Medda, Ferre e Vinia, dove appunto abbiamo avuto anche là una fantascienza hard di tipo post-apocalittico. Per non parlare sempre poi della serie Brandon, ideata da Claudio Chiaverotti, storico sceneggiatore di Dylan Dog, quindi ambito addirittura horror, e recentemente una serie di enorme successo della Bonelli, la prima serie totalmente pensata e ideata a colori, perché ricordiamo gli alberi della Bonelli sono in bianco e nero tradizionalmente. Questa serie, nata nel 2013, si chiama Orfani e parla di una serie di ragazzi rimasti orfani a seguito di un disastro, di un'onda cationica che ha devastato la Terra, e loro sono diventati dei soldati che andranno a combattere gli alieni che si presuppone sono stati la causa scatenante di tale catastrofe. Quindi il fumetto gioca un grande ruolo in questo. Questo tema dei bambini orfani noi lo prendiamo direttamente dall'Ottocento, insomma, quindi dal grande romanzo ottocentesco che ha tanti begli esempi di racconti dei sobborghi londinesi piuttosto che parigini, e questo collegamento con il futuro, o meglio con il futuribile, mi sembra di capire che è molto fecondo, quindi. Assolutamente, e notiamo come il filo conduttore degli orfani continui su un piano che cambia nel tempo. Prima gli orfani della società, gli sbandati. Qui ad esempio abbiamo aggiornato i tempi nostri, gli orfani delle famiglie metaforicamente distrutti da una società tecnocratica e guerrafondaia. Perché sostanzialmente in orfani si verrà a scoprire che gli esseri umani non sono esenti da responsabilità grosse nella vicenda dei bambini soldato. Quindi questa tematica dei bambini soldato che ritorna prepotentemente anche nel fumetto italiano. Senti, vuoi ricordare dove si parla di questi temi, in quali prodotti, in quali personaggi, in quale serie? Allora, consiglio molto caldamente appunto Orfani della Sergio Bonelli Editore, arrivata alla quarta stagione. Ogni stagione è composta da 12 numeri, la trovate principalmente in edicola e raccolta in volume, perché questa serie è talmente ben fatta, è stata raccolta in volume, la trovate sia in libreria che in fumetteria specializzata. E un'altra serie che mi sento di poter dire, anche questa possibile trovarla in libreria, è la serie di Brandon, ideata da Claudio Chiaverotti. Quindi grande materiale. Bene, allora riserviamo ancora qualche minuto alla tua passione fondamentale, appunto il cosplayer, e vediamo che cosa hai di nuovo da raccontare ai nostri amici ascoltatori. Conta che appunto è per loro una novità assoluta, o meglio, questa idea un po' folle che abbiamo, quella di portare i cosplay davanti alle edicole. Vediamo se qualcuno è in grado di raccoglierla, magari si mostra interessato, e lo metto subito in contatto con te. Vai. Grazie Fabio. In effetti l'idea è bella e sto già muovendomi per organizzarla con largo anticipo. Ho già tastato i polsi un po' ad alcune realtà e sarebbero entusiasti di una cosa del genere, perché portare il cosplay in edicola è portare la fantasia direttamente nella strada e nei punti nevralgici di una città. Allora, di quali zone parliamo, Fabrizio? Di quale zona? La mia zona è il comune di Mira, in provincia di Venezia, la Riviera del Brenta, zona purtroppo martoriata qualche anno fa da un brutto tornado. E la mia zona risente molto di una disintegrazione del centro abitato, con più edicole sparse. Queste edicole alcune riescono bene, altre meno bene. Creare una unione, portare iniziative simili, significa far vivere i cuori nevralgici della città. Bene, poi dopo in privato possiamo cominciare quindi a costruire una piccola mappa delle edicole presenti in quella zona. Io
ti metterò in contatto con il Sinaggi e vedremo di arrivare ai singoli edicolanti e costruire passo passo un'iniziativa. A questo punto ci rimane da trovare un editore di fumetti che magari vuole fare promozione in occasione di questi eventi, e quindi il cerchio è chiuso o quasi, no? Mi sembra di capire. Sì, diciamo che oltre all'editore sarebbe anche un bene che venissero anche le librerie specializzate, le fumetterie, gli hobbisti, i collezionisti, a rendere ancora più bello e forte un evento che promuove la sopravvivenza dei centri nevralgici della città, perché l'edicola è dove la cultura viene mandata per le vie. Guarda, questa caratteristica di cui tu stai parlando è un po' comune non soltanto ai piccoli centri come Mira, ma anche alle grandi città, ai grandi quartieri, e quindi bisognerà fare un ragionamento prima o poi più approfondito, cercando di mettere in evidenza proprio il ruolo positivo che possono svolgere le edicole. Non è più soltanto una tutela dell'informazione o, se vogliamo, una tutela della cultura. Qui si sta parlando di un consesso, quello socio-urbanistico, territoriale, che si sfalda, si sfarina, per usare una parola più popolare, e che potrebbe appunto avere nell'edicola, non dico un argine o un ostacolo, però sicuramente un piccolo contributo nel tentativo di riunire quelle forze giovani in parte, ma anche sane e propositive. Dunque, non so se hai sentito nella nostra programmazione, è da un po' che stiamo parlando di queste esperienze di artisti che prendono proprio in adozione alcune edicole chiuse e ne fanno lo sfondo, lo scenario per poter esporre le proprie opere nel quartiere. È nata come esperienza a Torino, ma si sta estendendo anche in altre città, segnatamente a Milano e Roma. Ne daremo conto presto presso la radio, non appena riusciremo a stabilire i contatti. Ci sembra un'iniziativa interessante perché da una parte è un vero e proprio recupero di un'edicola chiusa che può diventare oggetto di degrado. Dall'altro è un momento di socializzazione e anche un momento per parlare appunto della condizione delle edicole e degli edicolanti in questa particolare fase storica. Certo che sì, anzi, bisogna esortare il recupero di questi posti e anche poter rendere questi luoghi sempre più aperti alle persone come centri culturali. Adesso l'unico modo sembra per le edicole di sopravvivere sia diventare un'unione tra il classico snack bar e anche la ricevitoria. Qui da me, ad esempio, un'edicola è diventata anche ricevitoria delle giocate dell'otto e di altre cose. Ognuno ci mette del suo, l'importante è che rimanga questa vocazione, questo fondamento sul prodotto editoriale che continui appunto a proporre l'edicola come un punto di riferimento culturale e sociale. Allora, Fabrizio, mi sembra che abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, quindi a risentirci la prossima settimana, quindi mercoledì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di Nuvole Parlanti e Matite Colorate. Benissimo, e accenno che la prossima puntata tratterà di una serie che poi ha dato origine anche una rivista con il suo nome, ovvero L'Eternauta. Tanto, giusto per rimanere sul tema post-apocalittico, però parleremo di quel post-apocalittico a sfondo più politico. Quindi alla prossima puntata. E spero appunto che ci sarà qualche cosa, come dire, di più interessante proprio per quei lettori che magari non guardano guardano al fumetto come un impegno politico più che come un momento d'evasione. Il fumetto, signori cari, sa fare anche questo. Il fumetto sa fare questo e molto altro. Il fumetto può essere anche rivoluzionario. Va bene, Fabrizio, ti saluto e alla prossima. Grazie, alla prossima, Fabio. Ciao. Ciao, ciao.
Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Hi, ho, at five below. I pull through the wind like Garofalo. Eavesdrop on the selections of CDs by. Motivated by what he or she got. Replicas. Consumer clones keep carving, copying common cliches of corny compositions. Can you call a kid who kicks a counterpoint receiving a cube 93 complex? All stacks volume, ticket, Peter, Jennifer, and Diggy Jams. Jamming the airwaves, preventing innovative cast from a chance to make it. True talent forsaken. Spend the money you're making. Supporting quality creations. Simple minds get drawn to some. But not me. I want to experience genuine creativity. If you can't appreciate that divot, you could be feeling me. Cause shoot, we put a lot of time into being original. Not saying that I'm fat or all that. But from the heart, I rap in Christ's exalted. So what more can I ask for? Look, kids, the lesson is I'm not dissing your preferences. I'm just saying, come on now. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip hop perfected? Sleeves of the finer personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Hands moving from the right to the left. I take my craft as seriously as I fight to the death. This industry, I stay incensed with it. Wouldn't have that much against it if it were case sensitive. Would you not judge it if it wasn't so big budget? And would you object to hear your kids repeat it in public? This subject, some won't even touch it, but wait a minute. A computer's monitor only displays the data in it. We wasn't fooled by some new lie. Don't have to light it up like the 4th of July to see this mess is ruled by past presidents, printed paper portraits, telecommunications, putting satellites in orbit to control what you see and hear, thus what you think. They don't trust what you think, so they got to know just what you think. But they can't stop the underground movement trying to blow it off as a nuisance. But the truth is accessible, if not readily digestible, if your palate is accustomed to devouring the detestable. Flesh festival permeating the airwaves. It's time to take it to the next level like a staircase. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. The ultimate heist, robbing you of pride. Now is your case a treasure chest or a mind control device? What do you purchase? Who do you worship? It's a fine line between artist and merchant. It's all about the peso. Hip-hop, rock, or jazz. Whatever we have, yo, we be rocking it. Rocking it as the bass goes. The bass goes. Case closed. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection. What's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. This is not a diss to those of you who support rap music and trend following crews. Creativity is whatever you think it is, but if everyone's doing it, how creative is a kid? This is not a diss to those of you who support whack music and trend following crews. Creativity is whatever you think it is, but if everyone's doing it, how creative is a kid?